Buonasera. Buonasera. Ci siamo tutti? Sì? Perfetto, benissimo. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Noi siamo molto felici e contenti di avere qui Lella Costa. È stata una cosa fatta proprio all'ultimo momento, però grazie all'ufficio stampa, grazie a Irma Spettacoli, grazie a tutti che ci hanno supportato. E presentiamo qui questo libro che non so se sarà capito, si chiama Come una specie di sorriso. Vabbè, io l'ho letto e tra l'altro vi dico anche dove l'ho letto. Rimanga fra noi. Un libro che si può leggere dappertutto. È un libro che si può leggere dappertutto, veramente l'ho trovato divertentissimo, intelligentissimo, assolutamente ironico. E dico solo due parole, poi lascio Lella parlare. Io sono rimasta incantata al primo capitolo. E poi sono una che legge anch'io i ringraziamenti. Che è una cosa che vado sempre a guardare, a leggere, fammi capire come ha lavorato lo scrittore, con chi ha lavorato e chi ringrazia, perché è anche importante ringraziare. Però il primo capitolo in realtà devo dire che l'ho letto anche a qualche cliente qui in libreria, dicendo guarda, devi leggere, ecco, perché assolutamente è esilarante. Lascio la parola a Lella, perché tanto lei sa di che cosa parlarci. Ma veramente mica tanto, però... Allora, io mi alzo perché mi sembrerebbe estremamente irrispettoso stare seduta. Ci tengo a sottolineare che la scelta di tenervi in piedi è della libreria e non mia. Io forse per me vi farei sdraiare su dei triclini, non lo so. Mi sembra già, lo dicevo appunto, che non mi aspettavo veramente che ci fossero delle presenze, sembra un po' soprannaturale, ma siamo al venerdì prima di Natale, io vengo da Milano dove c'è il delirio, la gente, quelli che hanno ancora un lavoro lavorano e sono ben felici di farlo. Doveva finire il mondo. Dovesse finire adesso sarei entusiasta di finirlo con voi, perché mi sembra una figata pazzesca. Ma davvero non me l'aspettavo, perché so che la vita è complicata e quindi considero un grande segno di affetto, più che qualunque altra cosa, la vostra presenza qui. Spero di non deludervi, mi imbarazza sempre un po' fare la reclame di ciò che del prodotto. Vi posso solo dire che questo librino credo che debba tecnicamente stare nella sezione saggistica, perché non è autobiografia, non è narrativa, non è teatro. A me fa impressione, io già faccio fatica a considerarmi una scrittrice, non mi considero una scrittrice, nel senso che la mia esperienza di scrittura ha a che fare con la parola, che poi la parola parlata. Io ho pubblicato i miei testi dopo averli messi in scena, che è diverso, e non ho la sicurezza di chi scrive e affida come dire, alla lettura singola individuale dei lettori con tranquillità. Io non sono affatto tranquilla, vorrei poter andare a casa di tutti i 25 manzoniani lettori che hanno comprato il mio libro e stare lì e dire guarda che questo si legge così, guarda che qui questo è da... ma mi fido, spero che questo libro abbia la mia voce, che non è una voce particolarmente intelligente o che, come diceva Carlo troppo generosamente, però sicuramente di ironia ne ho praticata, cerco di riconoscerla, cerco di considerarla un valore e addirittura un metodo della vita. Questo librino è stato scritto anche per dire alcune piccole cose, per esempio sfatare un luogo comune. L'ironia non ha necessariamente a che fare con l'umorismo, con la comicità, non fa necessariamente ridere, a volte è molto dolorosa, ma credo che sia tutto quello che c'è da dire, in realtà sta nella definizione che ne ha dato Romain Gary, che io cito all'inizio del libro e che vorrei tanto aver scritto io, ma ahimè non l'ho solo incontrata, però ne posso fare diffusione militante. Romain Gary dice che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. A me sembra così bella, così perfetta, così profonda, che in realtà dice perché hai scritto un libro se era già tutto lì? Per provare a dare degli esempi di come questo possa valere sicuramente nel mio mestiere, sicuramente in chi fa dell'ironia anche una forma di comunicazione, ma soprattutto credo nella vita. E se davvero io credo di aver fatto un librino non ignobile, ecco, cioè, anche perché Carla, te lo dico giuro senza ombra di piaggeria, io davvero ho una sorta di pudore, perché penso che viviamo in un paese in cui tra un po' il numero di scrittori supererà quello dei lettori e escono 1200 novità alla settimana. A me fa, insomma, non mi piace aver contribuito a questo eccesso, però vi posso solo dire che la casa editrice PM fa delle piccole
piccolissime ristampe, e infatti il libro era esaurito, allora abbiamo fatto un'altra, una piccolina, per non intasare le librerie e non farci diare inutilmente le foreste. E non lo so, se ci ho messo quel un po' di, appunto, di, non so se si possa dire competenze in confronto di Veronia. C'è un capitolo di cui sono un pochino fiera, ovviamente sono contenta, mi rispecchio in tutti gli altri. Si chiama Ironia della sorte ed è un capitolo in cui ho provato a dire con tutto il pudore possibile quanto ci sia di generoso e quasi di eroico in chi riesce a praticare l'ironia anche nelle situazioni di malattia, di sofferenza, di disagio vero. Credo che quella sia una delle forme più alte sommesse di eroismo contemporaneo, e credo che sia una cosa che dà un segno alla vita di tutti. Per cui non è appunto un libro sulla comicità, è proprio questo riflettere sulla dignità e sulla possibilità di spostare lo sguardo, il punto di vista sulla nostra vita, su ciò che ci sta intorno, e magari da lì cominciare perfino anche a cambiarlo, però una roba così rivoluzionaria di questi tempi, che il cambiamento sempre annunciato non succede mai. Io non so voi, ma io ho visto l'altro giorno, dov'è che ero, qualcuno parlava con grande entusiasmo di questo libro che si chiama, questo film che è tratto da un libro che si chiama Storia di P. Io ho capito Storia di B e mi è venuto un accidente. Anche il film sulla sua vita, no. E invece era, per fortuna, la P. Quindi siamo, almeno da quel punto di vista, siamo salvi. Ma arriverà. Ma noi andremo a vedere, ma noi non ci saremo, come dicevano i nomadi, noi non ci saremo. No, speriamo non ci sia lui. Sarebbe più semplice. Vecchio di noi. Sarebbe più semplice. Quanto secondo te l'ironia ha una connotazione, non voglio fare la corsa classica filippica femminista, cioè, però di genere? Ma allora, premesso che, anche se sulla comicità, sull'umorismo di genere io un po' ci marcio, e credo che sia anche, come dire, un recuperare un tempo che non abbiamo avuto noi come voce femminile nel mondo, però mi danno sempre un po' di fastidio le generalizzazioni. Per cui, così come non me la sento assolutamente di sostenere che tutte le donne sono dotate di ironia, ovviamente penso che moltissimi uomini ne siano dotati, però esiste nel femminile, credo, un'attitudine, non so quanto naturale, quanto coltivata, una sorta di necessità diventata virtù, proprio perché l'ironia è stata l'arma attraverso cui le donne, non voglio fare il solito vittimismo, però è la storia, insomma, perché l'antropologia, fino a pochissimo tempo fa erano gli uomini quelli che stavano nel mondo e le donne stavano a casa a occuparsene. Infatti cito degli uomini, per carità, del mondo non c'era concesso, e cito una successiva, una sorta di modificazione di una frase fatta di una di quelle che ci accompagnano fin da quando eravamo piccole e piccoli. Una volta era: dietro ogni grande uomo c'è una donna che soffre. La versione invece degli anni del femminismo è diventata: dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, l'importante è che stiamo dietro, e quello ci è stato comunicato in modo molto chiaro. L'unica versione contemporanea che mi sembra che abbia senso è: dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta, che non si capacita che quest'uomo riesca ad avere tutto questo credito. L'ironia delle donne nasca da lì, dall'essere sempre state dietro le quinte, dietro, dentro le case, luogo da cui gli uomini tendenzialmente sono sempre stati in fuga. Sto generalizzando ovviamente, però insomma, una delle caratteristiche, no, che riscontriamo è questa, e quindi in questo luogo un po' costretto e non tanto privilegiato, ma insomma anche abbastanza amato in realtà, si è creata, si è nutrita questa sottile arte del vedere l'altro lato, di vedere l'altro punto di vista, e quindi di sdrammatizzare, di smitizzare, di prendere garbatamente in giro, di togliere tutta quest'aura di epica e di conquista. E credo che appunto sia stata una cosa nata più per necessità di sopravvivenza, ma che secondo me poi nel momento in cui è finalmente uscita come parola, come segno nel mondo, insomma, ci dà qualche soddisfazione. E oltretutto, per esempio, una delle cose che io trovo più belle come storie, io ho fatto parte del mitico manipolo della TV delle ragazze, anno 1987, eravamo un gruppo meraviglioso, eravamo anche molto carine, ce lo siamo detto con Serena Dandini poco tempo fa guardando una foto di allora, e come, porca miseria, oh, belle, cioè era quella la vera rivoluzione, perché eravamo, non so, 20, tutte piuttosto bravine, tutte armate fino ai denti di ironia, comicità, e nelle foto città carine, che era appunto ribaltare uno stereotipo, un luogo comune. E la cosa bella di quell'esperienza è che
molte di noi hanno continuato ad essere attrici più o meno monologanti, comiche o più o meno comiche, ma le autrici sono diventate autrici comiche, autrici satiriche, ma ben al di là di quella che poi rischiava di diventare la ghettizzazione del genere, no? E questo secondo me è il vero segno. La vera novità non sta tanto nel fatto che ci siano delle nuove, brillanti, bravissime attrici, ma sta nel fatto che ci siano le nuove parole, è il punto di vista delle donne, è il modo delle donne di raccontare il mondo, quello che secondo me è importante valorizzare. E soprattutto è un modo anche per sfatare un altro luogo comune un po' doloso, secondo me, secondo il quale la questione femminile riguarda le donne. Errore, errore. La questione femminile riguarda l'umanità. Non esiste una sola questione femminile che non riguardi l'intero pianeta. Se non si affrontano con rigore, con onestà, le questioni che riguardano le donne, il pianeta non ha futuro, ed è, oltre che violentemente autolesionista, molto stupido e molto miope che non ci si renda conto di questo. Esiste un enorme talento per la vita delle donne, non ne abbiamo sicuramente l'esclusiva, però ne abbiamo una bella esperienza. Non usare, non mettere a frutto questa esperienza in un momento di passaggio come questo è davvero molto miope, però io segni di cambiamento continuo a non vederne, continuo a vedere gran schieramenti maschili. Io faccio questo gioco che è un costume di fare a tutte ma anche a tutti. Andate a vedere quando ci sono, non so, convegni, anche festival importanti, quante donne ci sono tra i relatori, tra gli ospiti. Andate a vedere dei luoghi come, non so, delle trasmissioni televisive che dovrebbero essere il nostro fiore all'occhiello, come quella di Fazio e Saviano. Contatemi le donne, trovatemene una che non sia una Littizzetto o una prostituta nigeriana o una ucraina che ha perso tutto, cioè delle vittime o comunque delle persone vessate. Trovatemi un luogo in cui le donne protagoniste, padrone della propria vita, siano valorizzate, e io ci vado subito. Questa mattina ero a Radio 24 ho fatto una trasmissione in cui si parlava appunto di ironia, e c'era in collegamento Fabiola Gianotti, donna dell'anno, fisica italiana, che è una donna deliziosa, che tra l'altro ha veramente la creatività vera dei grandi talenti, perché io l'ho conosciuta, lei faceva la doppiatrice oltre che essere diplomata in pianoforte, quindi forse la parola genio si può usare. Lei ha fatto un discorso in cui non ha detto una sola volta il pronome io, mai una sola volta. Lei ha detto: questo è un risultato perché abbiamo lavorato, perché abbiamo fatto, perché poi abbiamo avuto fortuna, perché la scienza funziona anche così. Dice: e porca miseria, forse c'è una differenza. Solo che noi l'abbiamo chiamata differenza, ma in realtà noi ragazze, per non spaventare nessuno, in realtà bisognerebbe chiamarla superiorità. A questo punto chiamiamola col suo nome e facciamocene una ragione. Cosa dici, Carla? Assolutamente sì. Allora, l'ultima cosa. No, io no, grazie. Ce la possiamo fare? Certo ce la possiamo fare, ovviamente. Allora, una domanda, il rapporto con i classici. Arrivo, bevo e sì, arrivo. Sì, ma come fare questo? Allora, c'è un capitolo in cui... Friggere aria. Sì, aria fritta. Allora, c'è un capitolo in cui Lella affronta tutto il rapporto con i classici, a partire da Calvino, ma non solo, e adesso ce ne parleranno. Sei un fenomeno, no? Allora, uno dei grandi privilegi di questo mestiere, che poi stasera magari casualmente viene a teatro, lo dico anche in questo spettacolo, che è uno spettacolo antologico, giusto appunto. Questo mestiere è un privilegio di suo, fare teatro, fare quei giochi lì. In questo privilegio ne ho trovato un altro, che mi è stato reso possibile da collaboratori, da suggeritori eccellenti, e cioè quello di misurarsi coi classici, cioè provare a un certo punto a... Il principio è molto semplice per quanto mi riguarda. Io non sono capace di inventare nuove storie, nuove trame. Penso che con 2500 anni a star stretti alle spalle di grande narrazione, soprattutto teatrale, sia molto difficile di pensare, anche perché più o meno tra Sofocle e Euripide se la sono giocata loro tutta, poi è arrivato Shakespeare e non ce n'è stato più per nessuno. Cioè tutto quello che devi sapere non si è scritto loro. Allora forse ha più senso provare a riraccontare quelle storie, ma non così per fare la parodia, perché in quelle storie c'è qualcosa, c'è un tema, che è esattamente quello di cui tu oggi senti l'urgenza di parlare, ed è esattamente quello che muove me. Per cui mi sono servita di Alice e di Lewis Carroll per parlare di infanzia e di tempo, perché mi sembrano dei temi cruciali della nostra contemporaneità. Mi sono servita sempre, tra virgolette, di Otello per parlare di
beh, insomma, per parlare d'amore, ma per parlare anche di stranieri, prima accolti e poi ripudiati da un'altra patria, perché la storia di Otello, se uno la racconta, sembra una notizia del nord-est, no? C'è di oggi, un nero che viene assunto per le sue grandi qualità, che ha una storia d'amore che poi finisce in tragedia. E quindi anche di manipolazione del linguaggio, e lì già con Calvino ci andavamo a nozze, e poi ho raccontato la storia di Traviata Verdi, Traviata Dumas, per raccontare anche lì di altri fraintendimenti d'amore, ma per poter parlare anche di mercato del corpo delle donne. Ho raccontato Amleto perché Amleto è come dire, è la rivoluzione. Amleto, com'è possibile che Amleto sia una tragedia che sentiamo così vicina quando apparentemente racconta una storia così lontana? Perché Amleto è il primo personaggio, il primo antieroe che non si pone affatto il problema del fare o non fare le cose. Non è vero che è così, non è vero che Amleto non sa che cosa fare e esita perché ha i dubbi. Amleto sa perfettamente di non avere scelte, che dovrà assolutamente fare quello che gli è stato destinato. Il suo problema è su se stesso. Amleto si domanda: ma io sarò ancora lo stesso dopo che avrò fatto questo? E questo è la contemporaneità, questo siamo noi. E poi ho fatto uno spettacolo, si chiamava Ragazze, perché mi sembrava urgente ricominciare a parlare al femminile, e per raccontare questa storia mi sono affidata al mito di Orfeo ed Euridice, che è uno straordinario paradigma della complessità e dell'ambiguità, dell'ambivalenza della relazione tra maschile e femminile, che non vi sto a raccontare tutta perché poi l'ho anche raccontata in questo libro. Ecco, credo che i classici siano esattamente questa roba qui, siano la possibilità di... Allora, una cosa da cui io rifuggo, ma perché il mio mestiere è il teatro, e quindi il teatro ha bisogno di un tempo un pochino più lungo, è l'attualità. L'attualità oggi è devastante, è invasiva ed è di una rapidità sconvolgente, cioè non fai in tempo a elaborare il senso di un fatto che è avvenuto, che già è stata fatta la satira, la controsatira, e già è successo qualcos'altro. Però mi interessano invece dei temi come dire, contemporanei che ci stiano a cuore nel periodo sbandato che stiamo attraversando. E i classici ti permettono questo, ti permettono uno sguardo sulla contemporaneità non impastoiato dalla zavorra dell'attualità, perché sennò devi continuamente inseguire la battutina, la cosa, e non va bene. Io faccio dei pezzi nello spettacolo che farò anche qui stasera, che sono sicuramente di repertorio ormai anche abbastanza antico, magari cambio un nome, ma sono ancora così e sono così da 10, da 15 anni, alcuni addirittura da 20. E questo secondo me è bello, vuol dire che sono un classico. Sto studiando da classico, tu non lo sapevi, ma volevo dire. Saremo nel reparto un regalo di Natale. Classici, sì, assolutamente. bene. Questo è un libro particolare rispetto agli altri tuoi, no? Appunto, un saggio, delle riflessioni, sì. Sono appunto, come dicevi prima, sono in molte a scrivere riflessioni a me in Italia, cioè scrive tutti, scrive Totti, scrive qualsiasi calciatore. Sì. Vabbè, volevo dire questo. Allora, perché appunto io ho capito perché c'è bisogno di un libro come questo. Perché c'è bisogno di molta ironia, in questo periodo non c'è ironia, la gente viene qua in libreria ed è arrabbiatissima. Un libro è considerato come un farmaco salvavita, e se non arriva, per carità, non mi avete trovato questo libro, assolutamente, e la gente non sorride più, e questo, ed è un dato di questi ultimi tempi, non è stato sempre così. E leggere un libro come questo, ripensare a esercitare l'intelligenza, ma in maniera appunto ironica, in maniera vivace, in maniera che l'altro possa comunicare, possa anche sorridere con gli occhi, io credo che questa sia una cosa fondamentale. Soprattutto in un momento come questo, che non è solo un momento politico, ma un momento sentimentale, certo, drammatico, in cui c'è un peso nella vita e nel pensiero della gente che è fortissimo. Quindi credo che effettivamente un libro come questo possa alleggerire. Fantastico. Tu hai pensato tutto questo scrivendolo?
io di mestiere faccio la soubrette, ma io sono una femmina, ma ti sembra che penso, no, non penso quasi, ma non mi viene naturale, no, non ho pensato, l'editore ci ha pensato quando mi ha proposto di fare questo libro, ha una genesi molto semplice. Io più o meno un anno fa, direi tra novembre e dicembre, sono stata invitata da Oscar Farinetti, che è uno di quegli imprenditori che hanno le visioni. Infatti ci aveva portati in barca a vela da Genova a New York perché voleva ragionare sulle sull'Italia, non so, personale, e a Fontana Fredda, che è questa meravigliosa tenuta dove lui fa il vino, quelle robe lì, ha invitato una serie di personaggi anche davvero eccellenti, io non mi considero tra questi, a fare delle lezioni su diversi temi. Aveva chiesto una lezione sull'ironia e io mi ero preparata, perché è una cosa che faccio, cioè non è che semplicemente perché hai un repertorio comico allora questa roba la puoi adattare a qualunque situazione. C'era Claudia Coccia, editor di PM, che alla fine mi ha detto: senti, io ho la sbobinatura, io di questa cosa farei un libro. E io lì per lì sono stata tentata dalla semplicità apparente, come basta sbobinare, invece non è vero niente, però quella mi è servito come traccia. E mi sono resa conto via via che passava il tempo che effettivamente forse è caduto in un momento in cui, anche perché penso che sia un libro anche fisicamente gradevole, cioè il fatto che abbia che sia comunque un libro rilegato, che abbia una bella copertina con un fondo chiaro, senza l'ottimismo stupido, senza essere, però ha una sua appunto lieve gradevolezza. E io penso che, insomma, se etica e estetica hanno la stessa radice, un motivo ci sarà. E poi penso anche che riuscire in un momento come questo a fare piccoli ragionamenti minimamente rigorosi, ma anche appunto senza perdere quando io parlo di leggerezza, del tutto presuntuosamente, ma penso a Italo Calvino, che per me è un maestro di letterature ed è un maestro di senso. Credo che le sue lezioni americane dovrebbero stare sul comodino più o meno per tutta la vita, credo che quella sulla leggerezza abbia particolare valore, ma penso anche, questa è una cosa che avevamo usato appunto ragionando di manipolazione del linguaggio tra Iago e Otello, e purezza in qualche modo quando lavoravamo su Otello, e c'era venuta proprio questa roba tra le lezioni americane di Calvino e Shakespeare, perché l'intuizione straordinaria, doveva farne sei, non ho avuto il tempo, erano le lezioni che Calvino alla fine degli anni 80 scrisse intorno a quelli che riteneva i requisiti indispensabili per affrontare il nuovo millennio, che lui poi non ha fatto in tempo a vedere, e queste cinque erano rapidità, molteplicità, leggerezza, visibilità e esattezza. E ragionandoci sopra ci siamo resi conto che ci devono essere tutte quante, le devi avere tutte, perché se no ci si sbilancia, perché molteplicità senza visibilità, e questo è Shakespeare, quello che viene, germina oscuro intrigo, puzza di corridoi dove scorrono giusquiamo e cicuta come acque nere nelle fognature, e rapidità e leggerezza senza esattezza sono calunnia come bora che spazza, sono innocenti in galera e assassini che cantano vittoria. Questo qui è il gioco dei classici, che però è quella roba lì, dice: ma porca miseria, parla di noi, ma non di noi ieri, di noi domani mattina. Credo che questo libro sia una garbata, sobria istigazione a guardare con i propri occhi, e magari anche a cambiare ogni tanto il punto di vista, cercare di sforzarsi di vedere l'altro lato, di non prendere sempre soltanto noi stessi come misura del mondo, di intercettare anche le altre possibili opzioni, e se poi ci scappa anche una specie di sorriso, tanto meglio. Però non credo che sia quello, perché di stordimento da risate ne abbiamo avuto fin troppo, e non sono le barzellette quelle che ci servono in questo momento, ci serve la consapevolezza e ci serve la capacità di recuperare il sorriso e anche la risata, ma perché lo scegliamo, perché non è soltanto una questione di forma, è una questione di sostanza. Adesso però sembra che ho scritto un mattone, giusto? Un mattoncino, non era questo. Sono entusiasta che tu abbia letto i ringraziamenti, anch'io vado sempre a leggere i ringraziamenti, e tra l'altro ne ho approfittato per citare il libro di Paolo Sorrentino, se non l'avete letto fatelo, Tony Pagoda e i suoi amici, uno dei più bei libri di italiani recenti di sicuro, e lui riesce a raccontare dei pezzi d'Italia contemporanea con enorme divertimento, con un'ironia infinita e con una qualità che io ammiro moltissimo, soprattutto anche come i registi raccontano storie, che è la pietas, cioè senza giudicare con superiorità o con arroganza, ma con uno sguardo che accoglie e che vuol bene, e questa è una qualità di cui credo si debba essere molto molto grati. Così sto facendo, sto lanciando un altro libro.
Adesso ce l'hai? Senti, se qualcuno vuole chiederti qualcosa, cioè tipo no, il dibattito no, sì, il dibattito sì, assolutamente. Se c'è qualcuno volentieri, perché ci fa particolarmente piacere qualche domanda. Allora, ecco, subito. Ditemi. Allora, magari ci sediamo così almeno. Io vorrei sapere, secondo lei l'ironia si può apprendere? Allora, la domanda è se l'ironia si può apprendere, nel senso di imparare. No, io non lo so, nel libro sostengo che non si può insegnare, perché non è, allora, mi vengono i brividi a pensare che si facciano dei corsi di ironia. Credo che si possa contagiare, cioè credo che si possa sostanzialmente praticare. Se la riconosci, cioè se vuol dire che ce l'hai dentro di te. Secondo me non credo possa esistere ironia se non esiste autoironia, perché se no appunto non hai i codici per riconoscerla negli altri se non la trovi dentro di te. Però penso che praticarla anche appunto come metodo di sdrammatizzazione, di smitizzazione, anche con i bambini per esempio, che sono naturalmente parecchio egoriferiti, senza fargli del male né fisico né morale, ma insomma ogni tanto mettendo in dubbio, spostando, e tra l'altro a loro piace da pazzi, io consiglio alcune letture per bambini in questo libro, con in particolare l'esperienza delle mie figlie, proprio c'è una cosa meravigliosa quando negli occhi dei bambini, dei tuoi figli in particolare, vedi che si accende il lampo del riconoscimento. Quando gli dici una roba e la capiscono al volo, ma la capiscono tutta, con e tutte le implicazioni, e come ridono. Allora, credo che chiunque abbia avuto figlio, abbia maneggiato neonati, sia rimasto, non lo so, una delle esperienze della mia vita più forte è stata la prima volta che le mie figlie hanno riso, perché cioè, a 4 mesi, ma 3 delle volte sghignazzano. Cioè una roba, vuol dire che quella roba lì è, sta nella comunicazione primaria, è uno dei bisogni, dei modi espressivi fondamentali. Allora coltivarla anche così, usando per esempio bergonzoni in dosi omeopatiche quando sono molto piccoli, piuttosto che... va bene, poi allora, io poi ho avuto un contagio, perché la mia figlia più grande ha 9 anni più della seconda e 14 più della terza, e quindi nell'età in cui lei ascoltava i testi, le canzoni di Elio e le storie tese, le altre erano molto piccole, però sai com'è, non è che si possono mettere così delle barriere alla cultura, e quindi le mie figlie sono cresciute con delle robe, però sull'ironia sono imbattibili, perché... E io credo che abbiamo corso un rischio, ma ne valsa la pena. Credo che comunque questo appunto, è l'arma di distruzione di neuroni avariati, come diceva Ignazio Paco Taibo. Va bene così. Insegnare o imparare non lo so. Allenarsi sì, e comunque avere voglia di riconoscerla credo che sia già un grandissimo passo avanti. Voglio dire, possiamo definire allora l'ironia una forma di intelligenza riflessiva? Dunque, allora, che abbia a che fare con l'intelligenza lo dicono anche i neurologi. Ho scoperto questa mattina, perché in questa trasmissione radiofonica c'era anche in collegamento un neurologo, che diceva che l'ironia, a proposito anche di infanzia, è una cosa che fa parte, cioè sta dentro, è una di quelle funzioni legate alla corteccia anteriore, magari se ci sono dei neurologi, mi perdoni, non seguo le castronerie. Insomma, una parte del nostro cervello che si sviluppa con l'età. Secondo me alcuni non ce l'hanno, adesso mi dispiace dirlo, così non ce l'hanno mai avuto né mai ce l'avranno. E lui diceva anche una cosa un po' inquietante, cioè che l'ironia sicuramente ha a che fare con l'intelligenza, perché insomma vuol dire che decifri tante cose, è fatta di rapidità di connessioni, di sinapsi, tutte quelle robe lì. Però dice che in quello stesso settore lì ci sta la bugia. Cioè, insomma, praticamente chi, perché comunque la bugia è artificio e l'ironia è un dire il contrario di una cosa per intendere quella, no? Quindi io ci ho tenuto a sottolineare che è sicuramente vero che tutto ciò che ha a che fare con la abilità di porsi nei confronti della finzione, io mi rendo conto che la parola finzione faccia un po' impressione, ma in realtà la finzione attiene alla forma, tutti noi fingiamo, chiunque di noi ha
un modo diverso di comunicare la stessa cosa a seconda dell'interlocutore che ha davanti. Se nostro figlio diciottenne deve dire una roba a noi mamme o all'amico, la stessa cosa la dice con modalità espressive diverse. Questa è finzione, non è peccato grave. La finzione non attiene alla verità o alla falsità, quella è una questione di contenuti. Però insomma ci tenevo a sottolineare che mettiamo anche che sia vero che chi pratica l'ironia ha una certa abilità nel mentire, però non tutti quelli che mentono sono ironici, ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché, e soprattutto secondo me quello che è importante è sempre la consapevolezza del gioco che si sta giocando. Credo che l'intelligenza in questo senso sia un pochino un elemento indispensabile, proprio perché l'ironia prevede, infatti il neurologo diceva una cosa anche lì interessante, e cioè che le persone ironiche che usano questo modo, se si è stanchi si abdica all'esercizio dell'ironia, perché è impegnativo, insomma, consuma, non so se è fatto dimagrire, non credo, però possiamo anche dire che un uso omeopatico dell'ironia porta anche un consumo di calorie, che così magari sì, lo rendiamo più gradito, appetibile, sì, anche questo però. Dai, adesso prossima non mettiamo la fascetta. Meglio della dieta Dukan. Ma secondo me sì, comunque con meno pericoli per il nostro metabolismo. Assolutamente. Laura. Io faccio parte delle persone a cui lei ha letto il primo capitolo. E, oltre ad avermi molto divertito, la prima cosa che ho pensato, ho detto, è geniale, avrei tanto voluto saper rispondere così anch'io, io probabilmente mi sarei semplicemente arrabbiata. Poi ho pensato un'altra cosa, però, a proposito dell'apprendere, no? Ho pensato, però, in tutto quel tempo di attesa, uno ha l'opportunità di riflettere e quindi arrivare a una... Cioè, è un po' come quando suona il campanello, arrivare alla conclusione a cui il pensiero ti ha portato, no? Certo. Però adesso spieghiamo anche agli altri cosa si tratta. E lo spiega lei, che sicuramente lo spiega meglio di me. Alludono al fatto che io avevo iniziato il primo capitolo facendo una piccola digressione, disquisizione su quello che è l'ironia, anche da Socrate, sono quelle robe lì. E poi il direttore mi ha detto, che due palle, mettici qualcosa di un pochino più così personale, più amichevole. E allora mi è venuto in mente una cosa vera. Che io poi non sono mai brava, non è che mi segno gli aneddoti della mia vita, perché lo trovo anche appunto un po' troppo autoreferenziale e quindi non particolarmente ironico, però che molti anni fa appunto avevo questo fidanzato, che poi una parola un po' forte, avevo era un rapporto interinale, cioè una roba così, e che aveva un rapporto molto complicato con la puntualità, nel senso che per lui non esisteva, gli orari erano quanto di più vago, e io ormai mi ero abituata, per cui sapevo che se lui diceva un'ora era molto molto lasca. Però una sera che dovevamo andare a cena fuori Milano da amici, lui mi aveva detto passo a prenderti alle 7, ho detto vabbè, ho capito, ho cominciato intorno alle 8 a prepararmi, 8 e mezza ho fatto uno spuntino, alle 9 ho chiamato un'amica, 9 e mezza ho dato un'occhiata in strada, metti che si è rotto il citofono, alle 10 non so cos'altro ho fatto, alle 10 e un quarto ho cominciato a pensare che lui avesse avuto un incidente, alle 10.35 ad augurarmi che l'incidente fosse stato mortale, perché in ogni caso avrei provveduto io a togliergli la vita con le mie mani nude, quando alle 11.20 più o meno finalmente è suonato il citofono, io nel tragitto da dove mi trovavo verso la cornetta del citofono ho avuto subito una mutazione genetica, secondo me, perché non lo so cosa mi ha preso, non l'avevo preparato, o comunque non coscientemente, magari invece era stata l'elaborazione delle mie sinapsi, ho preso la cornetta del telefono e ho detto oddio sei già qui, oh perdonami, non sono ancora pronta, senti, mi dai 5 minuti, e quello che dicevo a Mangari, dichiarazione di dignità, credi di avermi fregato, no, amico, sono io che frego, cioè valgo di più, ecco. Quello secondo me è un esempio, ma secondo me la vita di tutti noi è piena di questi piccoli esempi, perché poi mi sembrava che dicesse bene quella cosa lì, è proprio il ribaltamento della situazione, il ribaltamento dello sguardo, i costi erano gli stessi, avrei potuto dire qualunque cosa, arrabbiarmi o ridere dal punto di vista dello spreco emotivo era uguale, e così l'ho spiazzato, lui ha ovviamente riso, poi non è che però la volta dopo non l'ha rifatto, l'ha rifatto uguale, però c'è chi gli parla, c'è chi non gli parla, sì, è una storia che è finita. Quello che ha preparato la cena?
Ma credo che non ci siamo neanche andati. Cioè, perché a quel punto ci aspettavano anche, credo, alle 8:30. Che non c'erano ancora i cellulari, quindi era tutto un po' più... Era diverso, era sicuramente meno comodo, però c'era molto più tempo per la fantasia. Questo sicuramente ci si poteva preparare delle uscite di scene clamorose, mentre adesso è tutto molto più monitorato, stretto. Sono mezzi, impariamo a usarli, non facciamocene usare, tutto lì. Qualcun altro che voleva fare qualche altra domanda? Sì. Sì, qui. Che a un punto c'è... Chi è? Ma è un uomo, si sta nascondendo. No, è un piacere. Siamo anche noi esistiamo. Dopo aver battuto elegantemente il respirato. Hai citato i classici, sì. No? Quindi tra ironia e satira. La satira è nata nell'antica Grecia, insieme ai grandi commediografi greci, poi si è sviluppata, che è una parte, io li omologo abbastanza, come sono due espressioni diverse, di atteggiamenti mentali molto simili. Io la penso così. Sì, però secondo me, allora, fatto salva tutta la nobilissima storia della satira, però nell'accezione contemporanea, secondo me satira e ironia sono sicuramente le false amiche, le abbiamo chiamate nel libro. Cioè, non è detto che chi fa satira usi l'ironia. Questa è la differenza, perché la satira ha comunque un obiettivo, la satira è molto più progettuale, la satira ha un obiettivo da colpire, ma non è detto che la satira, anche molto efficace, sia ironica, così come non è detto che la comicità o l'umorismo è già un po' diverso, sono proprio due cose diverse. Secondo me la satira, che spesso ha avuto un compito molto nobile, però in mancanza di ironia può addirittura diventare, come dire, un'arma pericolosa. Abbiamo, il libro ne parlo sicuramente meglio di quello che riesco a palpettare adesso. Però, per esempio, da noi una cosa che io considero un po' un peccato è che la satira, ormai negli ultimi, direi, un paio di decenni, è immediatamente assimilata alla satira politica. Come se non esistesse, cioè tu parli di satira e dici, ma come, non fai satira politica? E tra l'altro, non fosse satira politica, cioè fosse un entrare nel merito delle questioni, no? Invece no, è lo sberleffo ma sui personaggi, che a loro volta alcuni di loro, che sono abili manipolatori, abili comunicatori, hanno addirittura messo in atto una sorta di autosatira preventiva, no? Perché se tu anticipi, io penso, stiamo pensando tutti a un personaggio che speravamo avesse chiuso il proprio ciclo egemone e invece pare di no. Non va in pensione. No, ma è straordinario perché lui spuntava continuamente le armi della satira, perché rilanciava in continuazione con una spudoratezza, ma anche un coraggio quasi ammirevoli. Allora, noi poi non abbiamo un albo professionale, quindi chiunque può entrare in concorrenza quando dicono, ah, ma voi comici senza Berlusconi. No, finalmente torniamo a fare il nostro mestiere, senza dover continuamente giocare di rimessa e giocare di contrario. Però secondo me l'ironia è un'altra roba, e a volte ironia e satira si incontrano, e allora è un momento magico. Io cito nel libro, ma perché lo penso, e penso anche che dopo quella cosa lì più nessuno avrebbe dovuto parlarne, cioè ogni battuta è immediatamente invecchiata, a quello che disse Fiorello, che è un grande uomo di spettacolo, cioè nell'accezione più migliore, cioè uno che intercetta e ha una grande anche esperienza di spettacolo dal vivo. Andando in onda in diretta una sera nei giorni della caduta del governo Berlusconi, lui disse la battuta, secondo me la vera pietra tombale, che era: questa sera a Palazzo Grazioli c'era la bandana a mezz'asta. Dopo quella lì il resto doveva essere silenzio. Ogni battuta, comprese quelle che ha ritirato fuori l'amatissimo Benigni qualche giorno fa, secondo me è roba vecchia, basta, finito. Quella lì era la battuta da dire. Dopo quella l'ha detta lui, e rendiamogliene atto e cambiamo argomento. Per cui credo che lì c'era sicuramente dell'ironia, cioè c'era semplicemente un gioco di parole che era però di significato profondissimo, e c'era una sintesi sublime, perché c'era tutta un'epoca, no, la bandana mezz'asta, basta, cosa vuol dire di più e di meglio? Credo che noi che facciamo questo mestiere, ma insomma anche un po' chi ci ascolta, così dovremmo scegliere di più, fare più attenzione e avere anche più stima e più rispetto delle persone a cui ci rivolgiamo. Perché insomma, se no diventa la satira troppo spesso è autoreferenziale, e l'autoreferenzialità è un pochino contraria all'ironia, secondo me. Però può darsi che sia un difetto di crescita, e che poi torneremo ai classici, che prima o poi ce la faremo. Ce la faremo.
un'altra domanda? Non trova che l'ironia spesso venga letta come crudeltà? Sicuramente anche, esiste una forma di... però raramente... No, beh, può anche essere contro gli altri, però in genere chi è crudelmente, crudamente ironico lo è molto anche nei confronti di se stesso. Cioè è un'operazione chirurgica proprio che si fa. E questo la rende accettabile, perché altrimenti è cattiveria pura o è aggressività o è sadismo. E invece in questo... io cito questa frase tutt'altro che crudele, ma per certi versi, come dire, straziante nel suo essere ironicissima, di Don Lorenzo Milani, che malato disse: mi è riuscito di cambiare malattia, da questa forma di tumore sono passato a un altro. Tutti e due hanno la caratteristica di non essere operabili, perché io sono un eroe e un martire, ma solo fino all'estrazione dentaria esclusa. Ecco, secondo me questo esercizio in realtà dolorosissimo dell'ironia è crudele, sì, però è quello di cui hai bisogno, e soprattutto è un farsi carico di una cosa dolorosa per alleggerire gli altri. Quindi, però sì, sicuramente l'ironia può essere spietata, però appunto mette, poi, a nudo. Mette a nudo e non dà scampo. Però tutta una serie di declinazioni intermedie, diciamo, per cui non è necessariamente così. A volte è indispensabile che sia così, proprio perché deve arrivare al cuore delle cose. A volte è semplicemente appunto un modo per far intuire che c'è anche della sofferenza e che c'è anche del dolore, e possiamo anche fare finta di no, ma c'è chi lo sa. Ecco, c'è chi lo sa. Grazie. Un'ultima domanda. L'ironia quindi è contrario al vittimismo, ovviamente. La lagna non è mai ironica, no. No, ma è contraria a tante cose, sia al vittimismo sicuramente, perché poi allora un conto è essere vittime, e allora ma l'atteggiamento vittimistico, ma anche l'atteggiamento, come dire, tutte le forme di assistenzialismo elargito o richiesto o preteso sono l'opposto dell'ironia, no? Cioè l'ironia è continuamente, come dire, cerca continuamente la verifica di quello. Insomma, non a caso io ho scelto un verso di De André come titolo di questo libro, che è come una specie di sorriso, perché c'è un po' di fatica nell'ironia. Il sorriso dell'ironia è un sorriso difficile, è un sorriso non scontato, è un sorriso... Insomma, l'ironia non è tanto consolatoria. A volte riesce persino ad esserlo, perché ti dà la consolazione dell'intelligenza, della consapevolezza, e quella famosa dichiarazione di dignità. Ecco, cioè, vabbè, io faccio questo sforzo, però mi riprendo almeno un pezzetto, se non della vita, se non riesco, perché gli avversari sono invincibili, però almeno della mia narrazione, della mia vita, del mio ricordo della mia vita. E questo mi pare un esercizio di nobiltà, oltre che di dignità. Qualche altra domanda? Io non vedo un secondo. Una forma di resilienza. Adesso siete molto più bravi, perché non scrivete un libro collettivo? È possibile, è possibile che lo sia. Io le mie ipotesi e come dire, indizi, ecco, io ho fatto un libro di indizi, ma sarei molto felice, davvero molto onorata, che poi ognuno ne aggiungesse di propri e magari ne venisse fuori una specie di catena virtuosa, perché continuo a pensare che sia un metodo non inutile, soprattutto in un momento sbandato come questo. Quindi ben vengano tutte gli arricchimenti e le definizioni. Poi però, se tenete conto che io tra un'ora e mezza porto un palcoscenico, quindi sarei grata, perché no, se ci sono questioni urgenti io me ne faccio carico volentieri. No, allora no, credevo peggio, sono ancora qua.
Se non meglio le beh, qualche un'altra, sì, dai Chiara, un consiglio. Dai col consiglio. La terapia. No, perché spesso si vedono, ma non è il mio caso, ma è il caso di molti, persone che se la prendono quando gli altri esercitano l'ironia. Come è possibile evitare? Ecco il consiglio. Allora, possibilmente non frequentare. Possibilmente. Possibilmente. Se si tratta per esempio di familiari. No, familiari no. E allora? Se si tratta di familiari. Se si tratta di familiari, beh lì però l'ironia si può esercitare creando complicità, perché in genere quando. Allora, intanto poi bisogna vedere che tipo di. Se è un atteggiamento o se è una patologia, perché insomma ci sono persone che davvero hanno delle forme di. Cioè, le relazioni familiari di suo su un terreno patogeno, lo sappiamo, lo diciamo. Un altro libro, come sopravvivere a quelli che non hanno. L'ironia diventa l'arma per essere, per quello dicevo, la pietas, ti dà anche questo, cioè ti sposti il tuo punto di vista, sei esasperato dalle richieste, dalla mancanza di obiettività, dalla lagna, dal vittimismo, dalle palesi ingiustizie che vengono fatte, però sposti un pochino così, dici però poraccio, poraccia, no? E magari ti trovi un alleato in un figlio, un marito, una cugina, e credo che sia, mi piace che ci possa essere nell'ironia, che può essere anche molto crudele, l'ironia salvifica, che come dire, nel momento in cui io affermo la mia dignità non ho bisogno di fare vittime, non ho bisogno, la riconosco, so che è un valore, so che è una forza, e chi non ce l'ha, io ce l'ho, e quindi insomma, però non sono capace di dispensare, figuratevi, ho anche fatto un bugiardino alla fine del libro per come dire, sconsigliare i modi meccanici, ecco, di applicare l'ironia, soprattutto di diffidare mortalmente di chi dice io sono molto ironico. Esattamente come quelli che dicono io sono molto timido, ma per piacere. Ma lo considero oltretutto un insulto per chi è veramente timido, che non riesce neanche a dire il proprio nome in pubblico, dice, ah, guarda, io sono timidissimo, sapessi quanto ho sofferto per la mia timidezza nella mia vita, perché allora, in questi casi sfuggono le opere, devono essere le opere, le parole, le azioni, insomma. C'era una cosa che diceva Carlo Marx, lo so che suona strano, quando lui sosteneva che le persone si giudicano da quello che fanno e non da quello che dicono di fare o di pensare, tutto un po' di marxismo, magari anche con un po' di gruccio Marx per contrastare, ma direi che i fratelli Marx vanno bene. Grazie. Grazie a voi. Tanto la maggior parte poi la ritrovi stasera a teatro. A teatro, e quindi potranno se avranno voglia. Se avranno voglia, ci saranno sul pensa che magari invece qualcuno si alza e fa ma no, l'ha già detto oggi. La so già, noiosa, noiosa. Beh, quando abbiamo avuto Vergassola che ha fatto la presentazione del libro, c'è gente che a metà dello spettacolo si è andata e dice io l'ho già visto oggi, poverino. Se qualcuno ha intenzione di farlo anche con me stasera, sappia che non sono affatto ironico. Non me la prendo mortalmente. O se lo dovete fare, fatelo, ma non fatevi vedere da me. La sofferenza di percepire da un palcoscenico che le persone vanno via è una roba. Potete capire. La vittima. Bagna anche adesso. Mi tremo anche un po' il meglio. Va bene. Grazie a voi.